again. Per noi un patrimonio è una cosa viva. Va curato tutti i giorni e ha bisogno di attenzioni particolari. Con alcuni serve sensibilità, con altri perseveranza, per farli crescere nel modo più adatto alle proprie esigenze, creando valore per il domani e proteggendolo nel tempo. Per questo i nostri consulenti sono sempre al tuo fianco, aiutandoti a dare forma ai tuoi progetti di vita, per favorire lo sviluppo della tua azienda con un piano su misura, valorizzando il tuo patrimonio finanziario, così come quello immobiliare, e accompagnandoti nelle scelte più importanti per il futuro della tua famiglia. Benvenuti ad Asset and the City dal cuore della capitale britannica, dal cuore di Londra. Oggi il nostro gradito ospite è Andrea Iannelli, Investment Director Fixed Income Fidelity International. Benvenuto Andrea, grazie per essere grazie con noi, ben trovato, per parlare un pochino anche della vostra società, che è comunque una società che ha qualcosa come 50 anni ormai e veramente masse gestite per numeri veramente molto molto importanti. Stiamo parlando di 350 miliardi di euro. Sentiamo un attimo quello che è in dettaglio proprio il profilo della società, poi parleremo con il nostro ospite. Fidelity International è una delle maggiori società di gestione di fondi a livello globale, fondata a Boston nel 1969. Nasce come braccio internazionale della casa madre Fidelity Investments, fondata nel 1946 per gestire tutti gli asset al di fuori degli Stati Uniti. Fidelity International è oggi presente in 25 paesi tra Europa, Asia e Medio Oriente e offre prodotti e servizi finanziari per investitori privati e istituzionali con masse gestite e amministrate per oltre 350 miliardi di euro a livello globale. In Italia Fidelity International è sbarcata nel 2000 e distribuisce attualmente una gamma di oltre 100 tra fondi azionari, obbligazionari, immobiliari e di asset allocation e conta oltre 400 controparti tra case terze, SIM e clienti istituzionali. Solo nel nostro paese Fidelity International gestisce e amministra capitali per 24 miliardi di euro e ha creato un fondo azionario focalizzato esclusivamente sull'Italia, che investe attraverso i piani individuali di risparmio oltre 500 milioni di euro sulle aziende private della penisola, di cui un quinto delle risorse è destinato a società a piccola e media capitalizzazione. Quindi Andrea, insomma, una società che è comunque uno dei grandi colossi globali proprio dell'asset management, ci può dire qualche cosa di più? Beh, siamo una società che non è nata ieri, siamo nati nel 69, operiamo in 25 paesi, abbiamo masse gestite per circa 350 miliardi di euro tra gestito e amministrato, che gestiamo sia sul mercato azionario che sul mercato obbligazionario e con soluzioni multi-asset, con una lista di fondi obbligazionari, mutual funds, che è circa 100, quindi copre un po' tutti gli aspetti e le esigenze della clientela, sia retail che istituzionale. Il nostro DNA si basa sulla gestione attiva, sulla gestione basata sulla ricerca, quindi bottom up, andando ad individuare, a scegliere, appunto a ricercare le singole società sia da un punto di vista equity che da un punto di vista obbligazionario, credito, e andando a scegliere solo le migliori idee che possono generare i migliori ritorni ponderati per il rischio per i nostri investitori. Ecco, detto questo, ci può anche parlare un pochino di quello che è il vostro metodo di investimento, come vi posizionate, come fate le vostre scelte di mercato e di clienti? Certo, assolutamente. Dunque, come dicevo, il nostro è un approccio basato sulla ricerca, l'incontro, la conoscenza delle società, delle singole società, dei singoli emittenti obbligazionari, delle singole società in cui investiamo sul lato azionario, forma la base del lavoro svolto dai nostri analisti, sia azionari che obbligazionari, che consigliano ai nostri gestori quelle che sono le migliori società
da inserire nei portafogli. Se andiamo a guardare il numero di incontri, di interazioni che abbiamo con le società in cui investiamo, sono circa uno ogni 10 minuti, stiamo parlando di 17.000 meetings l'anno. Quindi numeri molto molto importanti. Numeri sicuramente non banali, però che di nuovo mostrano come il nostro focus sia sull'investigare a fondo i singoli emittenti, le singole società su cui investiamo, conoscendole bene, andando a creare quello che è un livello di convinzione, di conviction, che poi determina quanto e come andare ad investire quando si va poi a scegliere di incorporarli nei portafogli. I portafogli tendono a essere portafogli che a seconda dell'asset class sono più o meno diversificati, possono avere sia un focus regionale che focus globale, possono essere portafogli a benchmark ma anche portafogli total return, che quindi possono soddisfare tutte le esigenze che una clientela o retail o istituzionale possa avere. Quindi comunque appunto decisamente clientela esigente, come dicevamo. Detto questo, qual è la vostra visione del mercato in questo momento? Dunque, il mercato obbligazionario ha visto un 2018 sicuramente complicato in termini di performance, in termini di ritorni, in termini di dispersione, di peso che abbiamo visto un po' su tutte le asset classes, derivante da un incremento dell'incertezza, derivante dal venir meno del supporto delle banche centrali, derivante da una fase politica che non è sicuramente facile e non sarà facile anche nei mesi a venire. Questo ha pesato su tutto l'obbligazionario, con un incremento dei rendimenti alla luce di una Federal Reserve che continua ad alzare i tassi, alla luce del venir meno del programma di acquisti da parte della BCE, ma con spread in allargamento sul mercato del credito, perché oggettivamente ci stiamo avvicinando verso la fine del ciclo del credito che ormai dura da molti anni. In termini di posizionamento, stiamo avendo un approccio piuttosto cauto al mercato in questa fase, prediligendo rendimento sì, che comunque rimane un'esigenza del cliente finale, un cliente soprattutto in Europa che si trova a non avere tantissime alternative quando i tassi di deposito rimangono comunque prossimi allo zero, ma un rendimento che non sia un rendimento a qualsiasi costo, un rendimento di qualità. Prediligiamo quindi il credito investment grade piuttosto che la yield, dove non vediamo che i prezzi attuali, i rendimenti attuali ci compensano abbastanza per il rischio creditizio che andiamo a prendere. Guardando avanti vediamo però opportunità anche in quelle asset classes che hanno un po' sofferto più di altre quest'anno, come gli emergenti. Gli emergenti quest'anno sono, nel corso del 2018, hanno sofferto non poco, complice l'incremento dei rendimenti statunitensi, la forza del dollaro, un rallentamento della crescita domestica. Guardando avanti però, con la Federal Reserve che molto probabilmente dovrà rallentare il restringimento della politica monetaria, ci aspettiamo un rimbalzo in questa asset class. Ecco, in tutto questo non abbiamo citato il tema Brexit, che rimane comunque un tema molto molto caldo, soprattutto qui a Londra ovviamente, però c'è da capire effettivamente se questo comporterà dei problemi anche per chi vuole investire e poi per asset managers come voi. Abbiamo innanzitutto raccolto alcuni commenti proprio nella City, quindi ascoltiamoli e poi sentiremo quello che è il commento del nostro ospite. Siamo qui oggi davanti al Royal Exchange con Riccardo Tordera Ricchi. Riccardo, cosa significa vivere a Londra adesso e come sarà dopo con la Brexit? Sono qua da 4 anni e Londra è sempre una città fantastica, sempre la grande metropoli che mi ha accolto quando, come molti italiani, sono venuto qua per lavoro. Londra rimane una città fantastica, internazionale, piena di gente, di culture diverse. Ogni angolo della città ti offre una città diversa. Londra è un po' una somma del melting pot culturale che esiste da sempre in questa grande capitale di uno dei più grandi paesi del mondo. Hai incontrato difficoltà quando sei venuto qui proprio la prima volta?
Beh, non conoscevo nessuno quando sono venuto qui per la prima volta. Ero già stato ovviamente per studiare un po' l'inglese, per vacanza, per viaggio. L'Inghilterra non era un posto nuovo, però inserirsi in una città così grande, così dispersiva, sì, non è facilissimo, però con un po' di impegno poi ci si riesce. E poi com'è andata? Quanto ci hai messo per trovare il lavoro? Com'è stato poi il tuo primo lavoro, eccetera? Il lavoro ce l'avevo, sono venuto perché avevo già un contratto, quindi è stato abbastanza facile, non sono venuto qui a cercarlo, me lo avevano offerto, sono venuto qui a firmare il contratto, quindi è stato anche stimolante, avevo 26 anni e insomma andare a Londra per firmare un contratto di lavoro, il primo lavoro, sound exciting. Quanto è cambiata da allora Londra in questi 4 anni, visto che c'è stato il referendum sulla Brexit e adesso insomma si sta andando avanti con questa cosa? Visto dei cambiamenti? Onestamente per la mia esperienza no. Londra è e resta un centro globale dove tutti continuano ad arrivare. Sicuramente le statistiche dicono che stiano arrivando meno persone, specialmente nell'Unione Europea, però quando fai la fila nella metro la mattina non te ne rendi conto. Magari non sono tutti italiani o europei, però molti esatto. Saranno inglesi. Sì, sì, sì. Come sarà Londra secondo te fra 2, 3, 5 anni? Ma credo che l'attrattività di Londra non cambierà, questa è una città che è aperta a chiunque voglia venire, lo è sempre stata e lo sarà sempre. Brexit potrebbe incidere come tutti i grandi cambiamenti della storia, però quando poi alla fine i fondamentali di un sistema funzionano, credo che non lascino dei grandi segni, anzi si aprirà ancora di più, credo. Tu lavori proprio nel cuore della City, adesso siamo proprio nel cuore della City. Cosa ti piace di più di lavorare qui? Beh, Londra è una città che ti dà l'opportunità di essere al centro dei grandi problemi. Questo comunque è un paese che nonostante tutto rimane forward looking su una serie di aspetti. Qui si viene a contatto con tematiche di lavoro che in altri paesi vengono affrontate dopo. Le idee circolano qua per prime, i grandi dibattiti si fanno qui, la legislazione in genere in questo paese viene sempre prima che in altri. È un modo per essere a contatto con il mondo, ti senti parte del mondo. Lavorare nel cuore della City ovviamente è un privilegio in questo. Non pensi di andare via dopo la Brexit? Onestamente no. Sono arrivata a Londra sulla scia della fine del punk e quindi ho visto vari movimenti, soprattutto a livello culturale, che è la cosa che interessava di più a me di questa città. È cambiata molto dal punto di vista appunto culturale, architettonico, economico, sociale. È aumentata molto la popolazione di Londra ovviamente, ci sono molte più persone, la fisionomia della città, il tipo di negozi che ci sono, la disponibilità di generi alimentari per esempio, ricordo ancora qui nella City quando ho iniziato a lavorare c'era soltanto un negozio di alimentari aperto ed erano ancora edifici molto antichi che poi sono stati purtroppo buttati giù perché sarebbe costato troppo ristrutturarli. Shopping center ce n'erano pochissimi quando sono arrivata io, adesso è pieno. C'erano molti più pub per esempio, adesso stanno chiudendo tutti. Sì, è cambiata veramente tanto. Quindi un cambiamento veramente epocale, adesso una City con tantissimi negozi, moltissimi edifici nuovi, grattacieli e tanta gente. Che cosa e ti anche ha colpito diverse. Di più? E facce diverse. E cosa ti ha colpito diverse. Di più di questo cambiamento? Quello che mi ha colpito è che per tutta la fine degli anni 80 e anche un po' all'inizio degli anni 90 era come venire era come tornare nel passato quando si entrava nella City. Era proprio un mondo a sé stante. Innanzitutto c'era molta poca gente che viveva qui. Adesso ci sono più appartamenti, quindi c'è gente che vive anche molto più vicino, quindi molti locali che sono aperti la sera per esempio. Prima dalle 6 alle 7 in poi praticamente era diventata completamente morta, la stessa cosa il fine settimana, ci venivano solo alcuni turisti. Ma era completamente morta. Adesso invece è molto più viva. Ti sei sentita subito accolta quando sei venuta qui nell'86? Sì, non ho percepito nessun tipo di discriminazione,
nei miei confronti, anzi molto interesse, molta curiosità. È stato difficile trovare del lavoro? No, no. Di lavori ce n'erano parecchi, non c'era nessun problema. Io ho fatto proprio tutto l'iter della persona italiana venuta qui, quindi ho lavorato prima in un ristorante, negozi di abbigliamento, agenzia di viaggio e poi il lavoro che ho adesso. Però era molto facile, molto molto facile trovare lavoro. E per quanto riguarda Londra oggi, come si vive a Londra oggi? A Londra si vive bene, ma è molto caotica. C'è molta 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 gente, per cui si è un po' penalizzati per i trasporti soprattutto, però avendo detto ciò io credo che comunque ci si viva bene. La gente critica il sistema sanitario, avendo avuto altre esperienze comunque posso dire che alla fine siamo fortunati. Qual è la tua sensazione della Brexit? È un processo che sta causando molta ansia, soprattutto ecco, a noi europei, e molta confusione anche negli inglesi. Io ho molti amici inglesi, la maggior parte sono contrari perché sono comunque persone che hanno molti, molto, molti amici che provengono da vari paesi europei, per cui per ognuno di loro sarebbe come comunque perdere un pezzo della propria identità che è stata formata anche grazie a questi scambi culturali. C'è anche chi l'ha sostenuta, io comunque non ho pochissimi amici che ammettono apertamente di aver votato per la Brexit, per cui la mia esperienza personale è stata comunque un'esperienza di Remainers, di quelli vengono definiti Remainers. Come sarà Londra dopo la Brexit? Questo quanto è difficile cambierà? Dirlo, questo è impossibile dirlo. Probabilmente gli effetti verranno percepiti soltanto nel lungo periodo. All'inizio sarà molto difficile. È una cosa che spaventa in molti proprio perché c'è ignoranza di quelli che potrebbero essere gli effetti, e credo che probabilmente anche molti politici sono completamente ignoranti. Bisognerà vedere. Tu resterai a Londra dopo la Brexit? Io vorrei restare a Londra dopo la Brexit, penso sì che resterò a Londra dopo la Brexit, sì. Però la mia idea comunque è di tornare in Italia, perché dopo molti anni si prova molta nostalgia. Quindi Brexit o non Brexit, che cosa cambierà? E soprattutto per voi, state pensando di riposizionare il portafoglio, farete dei grossi cambiamenti, avete un qualche piano in mente in questo momento? Dunque, dire che la situazione è incerta e fluida forse non rende bene l'idea di quanto appunto sia difficile prevedere come si evolveranno gli scenari inerenti il processo di negoziazione, di Brexit, tutte le varie possibilità sono oggi ancora sul tavolo. L'impressione che abbiamo è che comunque i toni continueranno a essere piuttosto duri anche all'interno delle varie fazioni del Partito Conservatore, e questo continuerà a pesare sugli assets britannici, sulla sterlina in particolare, nel breve periodo, con il mercato obbligazionario governativo britannico, che fino ad oggi ha beneficiato del clima di incertezza e che quindi dovrebbe continuare a seguire questo trend. Chiaramente avere un outlook anche di breve periodo oggi in questa fase abbastanza concitata non è facilissimo, la durata media è di circa mezz'ora di quelle cose che uno può prevedere o meno, perché chiaramente si trada molto sulla base di headlines, di notizie, di aggiornamenti e di sorprese che vengono da Westminster. Quello che abbiamo visto però è chiaramente un clima di incertezza che riteniamo continuerà. Sul mercato del credito rimaniamo piuttosto cauti in termini della nostra esposizione, anche se chiaramente qualora questa fase dovesse continuare non escludiamo che a determinati livelli di valutazioni
potremmo considerare la possibilità di cambiare la nostra posizione in maniera un po' più positiva. Comunque mi sembra di capire che i timori potrebbero essere soprattutto per quanto riguarda la Gran Bretagna, non ci dovrebbero essere poi effetti anche sul resto d'Europa, il resto del mondo. Oggettivamente la Gran Bretagna ha un po' più da perdere da queste negoziazioni rispetto all'Europa. La Brexit, il processo di Brexit è l'unica cosa di cui si discute giornalmente in Gran Bretagna, come sappiamo. In Europa invece è una delle cose sull'agenda. Ce ne sono altre, tra cui la nostra stessa Italia è una delle varie, e comunque l'Europa rimane un gruppo economico di 500 milioni di persone che comunque rimane solido a nostro avviso, quindi l'impatto sarà sicuramente un po' più sentito lato Gran Bretagna piuttosto che lato Europa. Ecco, però ha citato l'Italia, che è un altro tema caldo sicuramente, quindi volevo chiedervi anche come vedete voi l'Italia da Londra, dalla Gran Bretagna? Dunque, i movimenti che abbiamo visto sul BTP, sugli assets italiani, sia in primavera ma più recentemente dopo l'estate 2018, con spread in allargamento, assets italiani che sono venuti sotto pressione, è una conseguenza di un clima di incertezza che si è venuto a creare con la pubblicazione del budget, con una previsione di deficit piuttosto elevata che mette il governo italiano in scontro diretto con le autorità europee, con i partners europei. I toni, almeno per il momento, non accennano a diminuire o ad ammorbidirsi, e quindi questa fase di negativa sull'Italia potenzialmente continuerà. Non ci aspettiamo un restringimento marcato degli spread sul BTP rispetto al Bund, che dovrebbe rimanere nell'area intorno ai 300 punti base, almeno per qualche altra settimana. Detto ciò, c'è molto prezzato in termini negativi sui mercati al momento. Se guardiamo anche nelle fasi più concitate di incertezza, il mercato stava subito dopo l'estate prezzando una probabilità non banale di ristrutturazione del debito italiano, qualcosa che a nostro avviso è estremamente improbabile. Abbiamo quindi utilizzato queste fasi di volatilità, questa fase di incremento dei rendimenti, per aggiungere a posizioni su assets italiani a rendimenti comunque più elevati, con valutazioni che ci compensino per la volatilità che comunque rimarrà attiva, comunque elevata sui mercati nei mesi a venire. Ecco, detto questo, qual è il vostro outlook allora per il 2019 per quanto riguarda non solamente l'Italia ma anche il resto del mondo? In termini del mercato obbligazionario abbiamo un approccio più cauto tendenzialmente rispetto all'anno scorso. Stiamo prendendo profitto, abbiamo preso profitto su tutto il segmento high yield, che ha fatto molto bene nel corso del 2018, andando a preferire invece la parte investment grade del mercato. A livello regionale l'Europa ha riprezzato tanto dell'incertezza che si è venuta a creare per via dell'Italia, ma anche per via del venir meno del supporto della Banca Centrale Europea. Gli spread si sono allargati a livelli che oggi, secondo noi, sono piuttosto interessanti. Il mercato americano invece ha ancora un pochino di potenziale per sorprese negative per gli investitori, e quindi lì preferiamo essere un po' più cauti. Le aree invece che hanno sofferto quest'anno, come i mercati emergenti ad esempio, potranno essere a nostro avviso un'opportunità nella prima parte del 2019, con una Federal Reserve che, per quanto ci si attenda, proseguirà il rialzo dei tassi, con molta probabilità dovrà eventualmente scegliere di cambiare un po' i toni e rallentare un pochino il processo di normalizzazione della politica monetaria, cosa che andrebbe poi a beneficiare quindi
dei mercati emergenti. C'è un rischio anche di intrecci tra la politica e l'economia ancora più stretti del normale, se guardiamo solamente quella che è stata la guerra delle tariffe nel 2018, è uno dei grandi temi, diciamo, che probabilmente vedremo anche nel 2019. Assolutamente, tutto quello che è la guerra delle tariffe, il populismo, un approccio populista da parte dei nuovi eletti, rimarrà sicuramente un tema anche nel 2019. La guerra delle tariffe non andrà via soltanto perché ci sono state le elezioni midterm americane, è qualcosa che continuerà ad essere un tema dominante, continuerà a definire la relazione tra gli Stati Uniti e la Cina ancora per tanto tempo. Detto ciò, le autorità cinesi hanno comunque tante munizioni economiche, quindi sia monetarie che fiscali, per andare a supportare gli assets asiatici, cinesi in particolare, a fronte di quelle che saranno poi un rallentamento dovuto o alla fase di riduzione della leva o alle tariffe, che comunque è già in atto all'inizio del 2019. Allora Andrea, grazie davvero per essere stato con noi. Ringraziamo il nostro ospite Andrea Iannelli, Investment Director Fixing con Fidelity International. Grazie a voi naturalmente per aver seguito il nostro programma Asset and the City dal cuore della City di Londra. Arrivederci. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com